la testa, due sedie forate del parto. Eccolo qua, sta partorendo la dea, il seno è cresciuto perché ha già partorito, su non ancora. Qui invece nel lavabo, nel XVIII secolo i signori morivano a causa perché i medici non lavavano le mani, all'epoca degli egizi lavavano le mani. Due cucchiai, due aghi, una spugna, un forbice, a bassa lingua, due coppe per la coppettazione, la bilancia per le dosi, due occhi per le malattie psichiatriche, due tinaglie per i denti e il ferro per sterilizzare, e poi in mezzo un affare per folare il cranio, due uncini e poi su in mezzo una sega. Insomma, se guardi per bene, gli stessi che si trovano adesso nelle nostre sale operatorie, solo che adesso sono elettrici e più sofisticati. Fate la foto e seguitemi, andiamo a vedere il nilometro, per favore. Perfetto. Bueno, ciao.